Bene, buonasera, bentrovati a tutti voi spettatori di TV Radicale. Cominciano in questo momento, che sono le 16.01 del 23 ottobre 2011, le trasmissioni in diretta, le consuete trasmissioni in diretta domenicale di TV Radicale. Come vi sarete senz'altro accorti e come potete leggere dal serpentone che scorre al di sotto della mia faccia, abbiamo avuto un cambio di palinsesto così all'ultima ora, perché in pratica Alessandro Massari non può condurre la sua consueta rubrica Nessun pasto è gratis, in quanto si trova a Perugia impegnato nell'assemblea della locale associazione radicale. Ecco perché abbiamo modificato il palinsesto, facendo slittare di un quarto d'ora l'inizio della diretta e allargando il tempo di qui Milano a 15, con ulteriori 15 minuti, quindi 45 minuti durerà qui Milano, proprio per le importanti iniziative che Francesco Porè e anche Lorenzo Lipparini avranno da comunicarci. Bene, ciò detto, la faccio come sempre molto breve e passo la parola, cominciamo la nostra diretta con il punto del nostro direttore Gianni Colacione e vediamo di cosa, su cosa ci illuminerà il nostro direttore in questa trasmissione. Intanto io già lo vedo, lo faccio entrare, perdonate un attimo, ma ecco, miglioriamo l'inquadratura di Gianni, ma ecco Gianni, sei inquadrato, ciao Gianni, come stai? Bene, bene, un saluto a tutti quanti. Che invidia che bisogna provare nei confronti di quest'uomo, guardatelo, guardatelo come è vestito, guardate che vergogna, guardate che brutta maglietta che c'ha addosso. Bene, questa è la maglietta che vedrete molto probabilmente per chi andrà al congresso di Chianciano, vedrà questa maglietta molto presente al congresso di Chianciano, proprio perché, e questa è una sorpresa, vero Gianni, il merchandising che noi di TV Radicale stiamo sviluppando. Avremo un merchandising a scopo di autofinanziamento e promozionale che sarà veramente, farà invidia e speriamo sortirà un effetto economico che sia, diciamo, apprezzabile. Per autofinanziare l'associazione. Bene, io chiudo qui lo spazio introduttivo, lascio la parola a Gianni Colacione per la sua consueta rubrica Il Punto. Allora, io un saluto a tutti quanti coloro che già sono collegati, a tutti coloro che spero seguiranno questo spazio anche diciamo in registrata sull'on demand appunto del nostro sito, e volevo sollecitarvi appunto su alcune riflessioni che riguardano oggi un giorno che è importante, appunto questa domenica 23 ottobre per la Tunisia. In Tunisia in questa giornata si celebrano le prime elezioni democratiche per nominare una costituente. Ci sono quasi 11 milioni, 10 milioni e mezzo di tunisini che sono chiamati a scegliere i membri di un'assemblea costituente, i quali a loro volta dovranno nominare un esecutivo provvisorio e redigere una carta costituzionale, per poi dopo praticamente entro un anno convocare nuovi appunto comizi elettorali e far uscire diciamo il paese diciamo dalla fase di transizione verso un ragionevole assetto democratico. È inutile diciamo dire e sottolineare quanto sia importante, lo faremo rapidamente, quanto sia importante a livello simbolico ma anche sostanziale un voto democratico in un paese nel paese dove è nata praticamente dove è scoccata la scintilla delle cosiddette rivolte arabe, e quando appunto un po' di mesi orsono ormai un venditore ambulante di nome Mohamed Bouazizi di 27 anni si diede fuoco per protesta per il sequestro della sua mercanzia, e da lì poi come sappiamo è venuto diciamo un po' a caduta tutta una serie di rivolte che hanno felicemente in qualche modo contaminato tutto quanto nella zona, il settore del Nord Africa. Abbiamo potuto seguire dai media, da internet, un pochino l'evolversi di queste rivolte, e abbiamo potuto apprezzare le diverse procedure con cui si sono sviluppate queste rivolte.
i diversi modi di esprimere il malcontento da parte delle, delle masse che chiedevano democrazia, che chiedevano diritti. In Italia di solito è sempre in voga un certo massimalismo che io anche potrei definire, secondo me, azzardando un po' di beceraggine italiota, che ci fa considerare un po' una marmaglia umana indistinta tutta la popolazione di colore situata a sud dell'Italia. In realtà costoro, pur vivendo appunto in un'area del Nord Africa, rispondono a una sorta di a culture diverse, ad abitudini diverse, e lo svolgimento di questa fase, che io direi epocale per l'umanità, definita appunto comunemente come rivolta araba, ne è la prova. L'epilogo della rivolta in Tunisia, messo a paragone appunto con l'epilogo, se poi possiamo parlare di epilogo, della rivolta in Libia, con l'assassino di Gheddafi, ne è la dimostrazione. Sono stati dei sistemi e delle modalità molto diverse tra loro, probabilmente anche agevolate dal diverso comportamento del tiranno, appunto, che in un caso per Ben Ali in Tunisia si è ritirato, insomma ha lasciato il potere in modo abbastanza rapido, avendo capito insomma com'era un pochino l'andazzo, diversamente che Gheddafi, che ha continuato a combattere fino alla fine. Tuttavia con Gheddafi abbiamo assistito all'ennesimo assassinio del Caino di turno, che si è svolto con una certa indifferenza del mondo intero. Io personalmente, e quindi TV Radicale, proprio su questo pericolo del linciaggio di Gheddafi che avrebbe potuto consumarsi, c'era il pericolo che si sarebbe consumato nell'indifferenza generale, già avevo sollecitato in una domanda Walter Becelli a Roma, a Prima Porta, a Porta Pia, il 20 settembre, in occasione appunto della manifestazione radicale per la breccia di Porta Pia. Avevo appunto sollecitato sul fatto che era appunto strano che appunto tutto il mondo occidentale stesse in totale indifferenza, aspettando che si consumasse questo sacrificio, tant'è vero, ma non solo le varie leadership dei paesi occidentali, ma anche il mondo mediatico, che certo poco, diciamo molto molto poco, direi quasi nessuno, ha posto l'obiezione che magari sarebbe stato più interessante e anche più augurale per una nuova Libia che Gheddafi venisse sottoposto a un processo. Tant'è vero che io oggi, adesso appunto, in qualche modo avendo constatato come voi l'epilogo della vita appunto di Gheddafi, che è stato appunto così assassinato, ucciso, senza che poi pare ve ne fosse nessun motivo, neanche di una legittima difesa supposta, insomma, paventata, che avrebbe potuto legittimare appunto la sua uccisione, mi chiedo se poi questa qua sia stata proprio una vera e propria indifferenza del mondo occidentale o in realtà un'aspettativa del mondo occidentale a che appunto questa persona venisse uccisa, che ricordiamoci è vero che è stato un tiranno, ma è pur sempre un essere umano. Ma tuttavia, dopo questo accenno, volevo tornare alla Tunisia e volevo senz'altro farvi partecipi di questa mia riflessione, che secondo me in Tunisia si stanno svolgendo queste elezioni, che sono già di per sé una cosa molto, diciamo, sconvolgente, appunto, in un'area dove la democrazia non ha mai attecchito, ma senz'altro in questa, appunto, in questo ambito appunto di novità, senz'altro ci sta un'altra cosa che è ancora più nuova in un mondo islamico, che è quella della conquista da parte delle donne dell'elettorato attivo e passivo. Quindi per la prima volta le donne in Tunisia andranno a votare e potranno appunto essere votate. E questo in un paese che esce da una tirannia o da un'assenza di democrazia, a me non ha fatto, non, ha sortito appunto l'effetto di mettere a paragone un pochino la situazione della Tunisia
con la situazione dell'Italia. Dell'Italia che è uscita da una dittatura da ormai 60 anni e da un paese sedicente democratico, in cui le donne in qualche modo vengono trattate, o meglio, gli individui di sesso femminile, quindi le donne senz'altro, vengono trattate un po' come una razza protetta da tutelare. Ci sono delle leggi apposite per quanto riguarda la loro partecipazione nei vari organi amministrativi o all'interno dei partiti, negli organi legislativi, che ne tutelano appunto il diritto alla partecipazione, imponendo delle quote rosa. Poi si parlerà magari un giorno anche di quote arcobaleno per altre categorie umane. E devo dire che in 60 anni, questa è la mia riflessione, in 60 anni di cammino verso una ragionevole democrazia, l'Italia uscita dalla dittatura, devo dire che ha camminato molto molto lentamente, se stiamo ancora a questo livello, che se ancora servono delle leggi specifiche per sancire l'eguaglianza tra uomini e donne, ma in generale l'eguaglianza di tutti gli esseri umani, e quindi anche nel godere i diritti civili e politici. Tornando alla Tunisia, noi appunto che siamo una web TV, senz'altro siamo attenti a certe cose che si consumano, che si realizzano e si manifestano sul web. È interessante la rincorsa alla partecipazione, lo stimolo alla partecipazione che c'è da parte appunto delle varie organizzazioni politiche in Tunisia per cercare di ottenere il massimo della partecipazione possibile, che non è scontato perché appunto la gente in modo democratico per la prima volta viene chiamata. E come si cerca di realizzare? Oltre che con l'informazione, ovviamente anche con alcuni esempi, diciamo, anche sul web, e YouTube ne fa da padrone con un'iniziativa di un'associazione che si chiama Engagement Citoyen. Allora, di che si tratta? Ed è interessante perché è un espediente molto accattivante. Si tratta di un video che poi posterò anche sulla chat qui su TV Radicale, così che possiate anche vederlo. Io l'ho trovato su un portale di informazione online che si chiama Lettera 43, ma insomma è facilmente reperibile. Un video in cui praticamente si vede su un muro di una città tunisina, penso Tunisi, un grande manifesto gigantesco di Ben Ali e della popolazione che ovviamente in modo molto stupito lo osserva. E c'è qualcuno che alza la voce, qualcuno che protesta, fino a che non c'è qualcuno che ha il coraggio di avvicinarsi e strappare questo manifesto, che a prima vista sembra un manifesto che inneggi al ritorno di Ben Ali da parte appunto di un qualche Ben Ali ovviamente o di un partito che lo abbia fiancheggiato. Strappando questo manifesto compare sotto una scritta che poi vedrete in arabo, che non è altro che un invito a partecipare alle elezioni per evitare questo pericolo. Quindi in realtà appunto ci sta questa sorta di espediente che è molto accattivante. E anche qui il paragone con l'Italia mi è venuto un pochino spontaneo, dopo 60 anni di sedicente democrazia, di cammino democratico, così come pensiamo di aver svolto dal fascismo in poi, e noi constatiamo regolarmente che per esempio quando ci sono le pronunce popolari attraverso i referendum, organi di stampa, organi ufficiali, la RAI, che è la TV appunto che dovrebbe informare proprio per mission sua specifica, fanno del tutto invece per lasciare la gente nella totale ignoranza in qualche modo di ciò che si sta consumando, di ciò che si sta celebrando, cioè un comizio, diciamo, elettorale, pronuncia popolare. E tant'è vero appunto che poi dopo ovviamente la gente si arriva a pochissimi giorni prima di referendum e non sa bene di che si tratta, e ovviamente ciò non aiuta la partecipazione, non stimola la partecipazione. Il paragone Tunisia-Italia è un paragone che mi sento di fare, e in generale
come io ho pensato e già avevo maturato questa riflessione, e su questo io trovo una certa conferma a queste mie idee. Penso che abbiamo molto da imparare da queste persone, nonostante gran parte dell'Italia le consideri poco più che indigeni incivili, o che altri addirittura persone non degne, non capaci, non meritevoli, inadeguate a qualsiasi tipo di ragionevole approccio alla democrazia, abbiamo molto da imparare. Mi sento di chiudere appunto questo editoriale, che indegnamente come sempre ho realizzato con questo spazio sulla Web TV, concludendo anche stavolta come concluderebbe Recelio: buona fortuna a tutti noi e come sempre viva le donne. Vi saluto e vi do appuntamento alle prossime trasmissioni di TV Radicale. Grazie.